Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata con peperoni e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta al vino o di pasta brisée, peperoni tagliati a pezzetti, olio extravergine d'oliva, ricotta, provolone tagliato a dadini, parmigiano grattugiato, uova, sale, pepe, prezzemolo e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo posizionato la dose di pasta al vino o pasta brisée in uno stampo per crostate del diametro 26-28 cm e abbiamo bucherellato il fondo. Mettiamola momentaneamente da parte e iniziamo a preparare la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il prezzemolo e i peperoni. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8. Aggiungiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti 100 gradi velocità 1. Lasciamo raffreddare all'interno del boccale. Composto si è raffreddato, aggiungiamo la ricotta, il parmigiano, l'uovo, il sale, il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Aggiungiamo il formaggio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi con l'antiorario, velocità 1. Abbiamo ripreso la base. Adesso trasferiamo il composto sulla base. Chiudiamo i bordi. Cuociamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. La torta salata con peperoni e ricotta è pronta. Lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta salata con peperoni e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.